Il settore immobiliare costituisce la pancia patrimoniale più importante di questo paese, 6.400 miliardi di euro di patrimonio sottodimensionati e sottovalorizzati sia per una serie di imposte patrimoniali che naturalmente penalizzano la detenzione, ma anche perché probabilmente nessuno ha mai pensato a come mettere a reddito questo patrimonio, a come farlo fruttare per aumentare il PIL e la ricchezza del paese. Io credo che questo momento di confronto con la politica sia locale che nazionale sia strategico. Sia strategico perché probabilmente bisognerà prendere dei provvedimenti importanti, tipo costruire una cabina di regia, la proposta lanciata dal presidente Baccarini anche ieri, per ragionare tutti insieme a un tavolo su come prendere questo patrimonio, su come mantenere un livello di tassazione che sia importante per il paese ma anche adeguata per i proprietari e su come invece rilanciare l'economicità di gestione e la redditività di questi immobili per il futuro dei cittadini e dei proprietari. È chiaro che nei centri urbani ad alto livello tipo Milano, Roma, Firenze, Bologna i prezzi dei centri siano ancora, diciamo, su livelli accettabili, quelli di Milano crescono, quelli degli altri centri storici crescono. Io credo che vada fatta però invece un ragionamento importante, che era quello che dicevamo prima, sul fatto che bisogna prendere quello che non è più la periferia, perché in un mondo a rete, in un mondo che fa smart working, le città diventano policentriche e quindi prendere tutto l'insieme delle parti un po' più suburbane e valorizzarle, come dicevamo prima, con processi che chiaramente impattano anche il digitale, Airbnb e quindi tutte le locazioni turistiche, e dall'altra anche la capacità di prendere quelle stesse unità immobiliari e, diminuendo le imposte patrimoniali, aumentandone la velocità di transazione. Così, aumentando la velocità di transazione, si diminuisce l'impatto sul singolo proprietario, ma le tasse rimangono inalterate e quindi lo Stato, fra virgolette, è contento.